Benedetta Arcana, disco intitolato I 12 giardini, seconda novità discografica quest'oggi, presentata qui a Primo Movimento. Facciamo un bel sospiro, un bel respiro, perché dobbiamo decisamente cambiare genere. Già soltanto il nome dell'etichetta discografica che vi sto per presentare la dice lunga. Il titolo dell'etichetta, il nome dell'etichetta è Etna Gigante, il titolo del disco Elettrone, e abbiamo Francesco Coppola, clarinettista e sassofonista, alla guida di un progetto discografico che lui stesso vuole presentare con un paradosso: se non fosse che sua madre potrebbe smentirlo con grande vergogna in qualsiasi momento, Francesco affermerebbe di sé che è stato partorito su una cassa armonica, sotto un cielo stellato e il clima calmo, sulla spiaggia grande di Positano, mentre un gruppo bandistico musicale, di cui suo padre aveva funzione di capobanda, suonava il trovatore in occasione dei festeggiamenti per la notte di Ferragosto. Ecco, con questa ispirazione paradossale e naturalmente favolistica, Francesco Coppola vuole presentarsi, e il clima musicale è presto detto. Insieme a lui c'è Rocco Nigro al pianoforte e alla fisarmonica, Emanuele Coluccia al sassofono contralto e al pianoforte, Roy Paci alla tromba. Thank you.
Enrico Coppola, il suo brano Elettrone, incluso nel disco omonimo, Elettrone, per l'etichetta Etna Gigante, a comporre le novità, le proposte di novità discografiche di oggi qui al Primo Movimento e a chiudere la nostra puntata. Dunque ringraziamenti e saluti a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da parte di Valentina Lo Surdo, saluti che vi giungono anche da Giovanna Natalini in regia e dal curatore di questa trasmissione attivo e fortunato. La linea va a tutta la città, ne parla.